video è dedicato al nostro amico Bocca, grande giocatore di mazzi goblin in qualunque formato possibile. Ciao a tutti da Moxie e bentornati su Smigration Channel. Come potrete intuire dalla premessa, ho montato un mazzo goblin su Arene. Ha pure quasi senso. Allora, che mano abbiamo? Un po' niente, un po' gnà. Ci può anche stare. Proviamo a tenere, va. Ho paura, ma se pesco qualche randa sono anche a posto. Però non lo so. Questo vorrei tenermelo e giocarlo dopo che ho attaccato con qualcosa, così entra un po' più grande. Proviamo. Comunque ditemi se è una cosa che sto... Che cacchio! Ok. Ditemi se è una cosa che sto notando soltanto io. No, no, no. Guarda, non voglio rischiare. Ma io quando... Da quando gioco questo mazzo, appena la gente vede dei goblin, questi concedono. E quando non lo fanno io rosico e perdo male. Quindi... Non lo so, c'è qualcuno là fuori che condivide questo sentimento d'ansia con me? Ditemelo nei commenti perché mi farebbe piacere saperlo. Intanto, quello con minacciare, ok, ho voluto togliere questo perché già mi puzzava di marcio. E quindi, no, lasciamo perdere. Ma guarda, io faccio così e metto giù i ciccipicci. Ok, poi vado in combat così, e se lui non mi fa cose strane tipo questa, vabbè, esilimela. Però questo mi dice sei attaccato, quindi me ne sbatto, ho attaccato e quindi comunque mi entra quel segnalino. Chi se ne frega. Tra l'altro ho trovato un nome, secondo me, ditemi se non è azzeccatissimo, un nome per questo mazzo. Allora, contando che i goblin sono tanti, sono piccoli, sono incazzati e ti attaccano tutti assieme, quindi ti vengono addosso tutti assieme, io pensavo di chiamare il mazzo la gangbang dei goblin. È azzeccato da morire. Intanto è tornato il cazzo di coso. No, il compagno di Ajani no. Il compagno di Ajani no, ti prego. Huh. Oh, senti. Vai. Che ti devo dire? I goblin sono fatti per attaccare. Il problema è che adesso io so che metterà giù cose brutte e cattive quel caspita, però finché non guadagna punti vita lui e altre almeno due altre creature, quindi grazie mazzo, grazie. Combat, attacco, farei così. E così, proprio me ne sbatto, cioè vai di prepotenza. E vorrei prima di tutto fare così, perché io non voglio rottura di maroni dal compagno di Ajani. Ok, benissimo. Poi, dopo io pesco l'anda, perché me lo sento che pesco l'anda, devo pescare l'anda. L'animazione e poi metto giù questo, no? Oh, bravo mazzo, così mi piace. Mettiamo giù lui. Mettiamo giù altri indefiniti goblin e attacchiamo con tutto. Adesso dovrà iniziare a pararmi un pochettino cicinino, grazie, perché se no, cioè, sei scemo. Sì, così andrà bene. Sì, così andrà bene, te l'ho già detto una volta. Ok. Così quell'altro affare che caga soldati ce lo siamo tolto dalle scatole per una seconda volta. Mm.
Vieni, te lo dici, hai cautela. Stai fermo che riesco a leggerti. No, direi che non ce l'hai. Ai ai, però. Ai ai. Beh, ma io sono tanta. Vedi, c'ho tanta gente dalla mia parte. Mi infligge 2 danni a un qualsiasi bersaglio. Vai. A parte che penso che tu sia morto anche senza che io mi metta a sacrificare goblin. Ma nel caso tu riesca a sopravvivere, morirai male. Ok. Basta, tutto lì. Oh, precisi, Goblin Way of Life. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like per ogni goblin che ho giocato e non dimenticatevi di lasciarci anche qualche bel commento qua sotto. Passate anche a trovarci sulla nostra pagina Facebook dove trovate cose sexy, acquisti pimp di Omega, anticipazioni e molto altro. Detto questo vi mando un grosso bacio, ciao dalla vostra Moxie, alla prossima!